Sindaco Flavio Stasi risponde ai giornalisti nell'ambito di una conferenza stampa a tutto campo. A margine, in Talking Extra, il primo cittadino ha risposto ad una serie di questioni importanti poste da informazione e comunicazione. Dalla sanità alla giustizia, dall'emergenza rifiuti allo stato di salute delle casse comunali, dall'ipotesi di ingiustizia sociale sulla vicenda dei livellari al cartellone estivo turistico, dalla squadra di governo alla possibilità di completare l'organigramma. Sono tutte persone che hanno subito compreso qual è l'importanza del loro ruolo, che stanno lavorando a stretto contatto con me, che stanno affrontando dei problemi anche molto grandi, molto spesso, seppur dalla prima esperienza amministrativa, e che stanno lavorando tanto, stanno prendendo contezza di ciò che hanno nel loro settore di competenza e che mano a mano riusciranno a dare, ne sono certo, delle risposte importanti, soprattutto in termini di programmazione e di pianificazione. Ha tenuto molte deleghe in prospettiva della nomina di un settimo assessorato o per altre ragioni, per importanza? No, al momento stiamo mantenendo la struttura in questo modo, qualora dovessi ritenerlo opportuno nominerò un settimo assessore, però ritengo alcune delle deleghe chiave che richiedono particolare impulso politico in questo momento le ho ottenute io, per un semplice fatto, per dare anche la giusta importanza e per far capire alla città, alla macchina comunale che c'è grande attenzione rispetto a certe cose. Penso all'ambiente, penso alle infrastrutture, penso alla stessa riorganizzazione della macchina comunale che penso siano prioritari per la nostra città. Lo stato di salute delle casse comunali? Noi stiamo piano piano prendendo contezza, di ciò che è l'effettivo stato di salute del nostro bilancio. Oggi affrontiamo un passaggio tecnico, quello dell'assestamento di bilancio, e degli equilibri di bilancio, che è un bilancio figlio ovviamente della gestione commissariale, per cui c'è poco ancora di giunta Stasi in questo tipo di passaggio. Che idea si è fatto in termini di eredità assunta? Dobbiamo ancora verificare una serie di crediti, alcune situazioni debitorie e creditorie del Comune le stiamo verificando e c'è un lavoro di verifica che noi abbiamo già chiesto agli uffici, che non sarà neanche semplice e banale, però la nostra aspirazione è quella di arrivare al bilancio 2020 con una situazione chiara e cristallina. Si collega anche alla materia di bilancio il fenomeno dei livellari, una questione, no, che si presta anche alla giustizia sociale, no? Si è parlato molto di questo, è stata chiesta anche la convocazione di un consiglio comunale monotematico. Su questo si è espresso in questa conferenza stampa, qual è la sua idea? È una situazione che ha ereditato inconsapevolmente e che tipo di atteggiamento assumerà rispetto a questo tema? Ma non è una situazione che ho ereditato inconsapevolmente, c'è una mancata valorizzazione del patrimonio comunale a 360 gradi che fa parte purtroppo dell'eredità degli ex comuni di Corigliano e di Rossano. E questa è una delle partite della mancata valorizzazione, una delle partite che noi affronteremo apertamente come abbiamo sempre fatto. C'è un'indagine in atto che, per dire la verità, non ha disposto neanche l'amministrazione nostra, ma ha disposto il commissario, per cui attendiamo i risultati di questa indagine che è stata affidata. Se quell'indagine sarà soddisfacente, attueremo tutte le misure necessarie per arrivare alla valorizzazione del nostro patrimonio, ripeto, che va dai terreni agli stabili, agli impianti sportivi, cioè c'è tutta una serie di risorse comunali che vanno messe finalmente a valore. Piano piano, progressivamente, questa è la nostra idea, non ci saranno sicuramente problemi da questo punto di vista. Potrebbe esserci probabilmente con altri una divergenza sulla priorità. Però è chiaro che per fare degli interventi efficaci devi avere contezza precisa di qual è la situazione ed è quello a cui vogliamo arrivare. Una questione è questa che secondo talune fonti vedrebbe anche personalità vicina alla sua amministrazione. Di fronte a questo tema, come si pone il sindaco Stasi? Ma vicini o lontani, i patrimoni del comune che vanno valorizzati si valorizzano, non Non vicini. guarderà in faccia nessuno. Ma è ovvio che sia così, no? Chi ha un dubbio in questo senso penso che non mi conosca abbastanza, forse. Senta, sanità, tema anche altrettanto caldo, si parla spesso, ecco qui, diciamo, si tratta di fare delle scelte importanti nel rapporto anche di forza tra i due ex comuni Corigliano e Rossano, sono
si poneva sempre la questione del campanile, no? Reparti fotocopia, sta roba qui. Oggi invece è sempre più importante dare attuazione a quel famoso decreto scura, che individua l'area chirurgica su Rossano, l'area medica su Corigliano. Il sindaco Stasi su questo tema come si pone? Ma come ho detto prima, io penso che ci sono alcuni doppioni che non stanno servendo la nostra comunità come dovrebbero, e che l'azienda sanitaria e il commissario debbano darci delle soluzioni tecniche sanitarie accettabili per valorizzare in questo momento ciò che abbiamo sul territorio, cioè lo SPOC Corigliano Rossano con due nosocomi, con quell'organico, con quelle attrezzature. Ho già chiesto un incontro sia all'attuale reggente dell'azienda sanitaria sia al commissario Cotticelli per avviare una discussione su questo. Ritengo però che il tema della sanità vada affrontato in maniera larga e territoriale, per cui stiamo lavorando alla convocazione o alla convocazione da parte nostra, oppure comunque alla convocazione da parte di altri della conferenza dei sindaci, che è uno strumento che fino adesso non è stato utilizzato e che deve essere assolutamente utilizzato. Una conferenza che noi dobbiamo presiedere in quanto città più grande della provincia. Stiamo lavorando dal punto di vista tecnico-amministrativo a come convocarla nel più breve tempo possibile. È difficile averlo anche questo, polemica monta in queste ore, si va avanti ma di fronte a presunte violazioni. Se lei riscontra queste violazioni? Violazioni di che tipo? La progettualità. No. Guardi, questo è un progetto che ancora dobbiamo capire se c'è stato finanziato, che ha l'idea di dare delle risposte e di migliorare la condizione proprio di quel luogo e di Schiamonea in generale, che ci permetterebbe di riattivare un piano intero per la scuola, che ci permetterebbe di intervenire laddove in questo momento la struttura è stata depredata, è stata oggetto anche di furti, eccetera, eccetera. I progetti non li ha fatti la giunta, no? I progetti ovviamente li hanno fatti gli uffici. Qualora si dovessero trovare delle cose, se si possono correggere si correggono, altrimenti come dire se ne prende atto, però non penso che il problema sia quello. Onestamente, la cosa importante è capire che cos'è: sono aule, sono laboratori, no? Quindi, e sono strumenti che poi verranno messi a disposizione della comunità insieme a tutto il resto della struttura, per cui penso che sia utile. Io immagino lì in quel punto a Schiavonea un centro di molte cose, col quadrato compagna pieno di attività, con la scuola, con Piazza Portofino alle spalle, che è centro sempre di attività e di aggregazione, e immagino quello uno dei luoghi, il luogo principale di Schiavonea, pregno di cultura, di storia, di economia, magari anche di un po' di verde in più. Questa è la visione di quel luogo. Questo progetto si integra perfettamente in questo. Signor Sindaco, lei è prossimo un'emergenza rifiuti, no? Si rischia di ritrovarsi di nuovo rifiuti per strada. Lei su questa materia ha fatto molte battaglie in passato e avrà anche un ruolo come primo sindaco della prima città della provincia di Cosenza nell'ambito ATO. Come si potrebbe fronteggiare questa prospettiva emergenziale? Noi abbiamo fatto già due riunioni di comunità d'ambito per l'individuazione del sito per il secondo impianto pubblico di trattamento della provincia. E questo è stato sempre un problema storico della provincia di Cosenza, quello dell'individuazione del secondo impianto, visto che il primo tutti sappiamo che ce l'abbiamo noi nel nostro territorio. E ancora si stenta a avere, secondo me, una pianificazione di questo settore. È quello che ho chiesto già tre volte, prima nel comitato di presidenza al quale sono stato invitato e due volte nella comunità d'ambito, perché senza un piano d'ambito, quindi senza una prospettiva del settore, qualsiasi tipo di azione sarà finalizzata al tamponamento dell'emergenza e quindi probabilmente favorirà un sistema speculativo che in questi anni ci ha ridotto poi alle emergenze di tutti quanti questi anni. Io sono fiducioso che questi messaggi, che anche pochi giorni fa ho ribadito all'interno della comunità d'ambito, vengano ascoltati. In questo momento abbiamo un problema che la presidenza della comunità d'ambito ha deciso di superare attraverso purtroppo un
uno smaltimento all'estero, di fatto quello che stanno avviando è uno smaltimento all'estero di un pezzo di rifiuti che non riescono a trattare, ma se non si affronta subito il problema della pianificazione degli impianti, noi da questa cosa non usciremo nei prossimi anni. Io sono anche dell'idea che la comunità d'ambito e l'ambito territoriale ottimale è sovradimensionato. Noi abbiamo bisogno di un ambito territoriale più aderente alla orografia, alla demografia, alle infrastrutture, quindi un ambito territoriale ottimale dello Ionio in particolare, che peraltro è storicamente dotato di impianti e che quindi penso che possa tranquillamente superare la questione emergenziale e poi della pianificazione. Questo è stato anche il mio appello spesso che ho fatto prima alla Commissione Ambiente e Territorio quando diciamo c'era il centrodestra, l'ho fatto anche adesso che c'è il centrosinistra, continuo a farlo, il fatto che la legge 14 del 2014 va rivista in questo senso, perché la provincia di Cosenza non è la provincia di Vibo Valentia, non è la provincia di Crotone. Cartellone turistico lo ha gestito la direzione artistica o ci ha messo male anche questa amministrazione? Il cartellone artistico è stato oggetto di lavoro da parte anche della Giunta nei limiti dei tempi che avevamo, considerando che avevamo una direzione artistica che abbiamo ereditato, di un progetto che abbiamo ereditato, sia ben chiaro. Un progetto che è stato importante perché ha portato dei fondi di bilancio che hanno permesso di fare il cartellone artistico, che è stato il cartellone estivo che è stato fatto, sia ben chiaro, perché altrimenti si distorce il messaggio, no? Nei tempi che avevamo a disposizione, considerando che ci siamo insediati a metà giugno e che la giunta è stata fatta a fine giugno e quindi hanno fatto veramente un gran lavoro, considerando anche le offerte che abbiamo avuto, perché chiaramente organizzare una stagione estiva a luglio è diverso da organizzarla a gennaio, no? Sia in termini economici che in termini di possibilità, io ritengo che sia stato fatto il miglior lavoro possibile. Come ho detto nella conferenza stampa di presentazione, non è il metodo che mi piace, l'ho detto apertamente. Abbiamo aperto delle manifestazioni di interesse e con le manifestazioni di interesse che abbiamo avuto, come dire, si è provato a fare delle selezioni al meglio possibile con i fondi che c'erano e con i tempi a nostra disposizione. Quando siamo arrivati alla fusione, però i dipendenti comunali ancora forse non hanno maturato questo processo culturale, in alcuni uffici ancora si fa fatica, no? C'è chi non vuole venire a Rossano, chi non vuole andare a Corigliano, l'ufficio ambiente è una spaccatura enorme, insomma. Anche su questo ci rendiamo conto che i temi sono tantissimi e magari questa amministrazione potrebbe anche andare in affanno per il carico di lavoro. Ma come ritiene di poter disciplinare e risolvere questi dissidi interni, ove mai dovessero sussistere? Ma guardi, io percepisco una disorganizzazione. I dissidi molto spesso sono causati dalla mancata possibilità di fare al meglio il proprio lavoro. Che c'è una gran parte dei dipendenti, chi vuole lavorare al proprio meglio e non è messa nelle condizioni di poterlo fare, un po' per disorganizzazione ereditata dalla macchina comunale precedente, un po' per disorganizzazione sopraggiunta con la fusione, però il lavoro che stiamo facendo e che sto facendo quotidianamente insieme al gruppo dirigente, insieme alla giunta, è quello di cominciare ad avere uno schema di nuova macchina comunale, ovviamente al netto di una rotazione dei funzionari che deve essere fatta e che va fatta, che possa mettere tutti nelle condizioni di poter lavorare. La questione dello spostamento è una questione che io sto provando a dare l'esempio, no? Sono presente su quasi tutti i versanti, alcuni edifici ancora mi mancano, ma voglio dare la mia presenza anche lì per cercare di far capire che oggi abbiamo bisogno di dare delle risposte alla comunità, e la comunità è unica, il comune è unico. Da questo punto di vista però io sono convinto che mettendo tutti nelle condizioni di poter lavorare non avrò problemi nell'organizzazione. Un'ultima battuta, non per importanza, si è trattato anche quattro morti ammazzati, due ipotesi di lupare bianche, si ripropone la questione della criminalità organizzata. Le ha detto già da settembre in materia di sanità,
qualora le cose non dovessero andare nella direzione giusta, è pronto, diciamo, non dico a fare barricate, però siamo vicini a questa idea. Nel territorio c'è questa esigenza, no? Si parlava anche dell'ex tribunale di Rossano chiuso con metodi farlocchi, diciamo, nessuno dà motivazione. Anche rispetto al tema giustizia, questa amministrazione come pensa di poter aggredire questo fenomeno? Intanto c'è l'esigenza ormai palese di una maggiore presenza degli organi dello Stato, per cui si parla del Tribunale, si parla anche di rendere, secondo me, maggiore organico di coloro che sono deputati al controllo del territorio, perché il controllo del territorio o lo controlliamo noi, tra virgolette i buoni, o lo controllano i cattivi, non c'è una via di mezzo, per cui c'è bisogno di questa cosa, dopodiché c'è bisogno di azioni chiare, pulite, trasparenti per colpire l'economia della criminalità organizzata. E io nella conferenza stampa ne ho prospettate già alcune, quindi l'istituzione dei protocolli di legalità, l'istituzione degli istituti di monitoraggio civico, sia per quanto riguarda le nostre gare, ma anche per quanto riguarda le altre gare. Nell'incontro con l'ANAS io non ho dato poca importanza all'esigenza espressa dalla città di Corigliano Rossano di attivare il monitoraggio civico sul terzo megalotto, no? Perché bisogna dare il messaggio che qui c'è una comunità, non Corigliano Rossano, in questo territorio c'è una comunità, una società, un tessuto produttivo, un tessuto sociale che non solo prende le distanze da determinati ambienti, ma che è disposta a lavorare insieme allo Stato per metterli in un angolo quei determinati ambienti. E questo è il messaggio che io penso bisogna dare. In questo momento c'è un'amministrazione comunale che questo messaggio lo vuole dare con forza e lo sta chiedendo a tutti gli altri.